Paola Barale e Gianni Sperti sono stati sposati per diversi anni, ma perché la showgirl e l'allora ballerino si sono lasciati? Cosa è successo? Gianni Sperti e Paola Barale hanno avuto una relazione negli anni 90 che è durata 7 anni, nel corso dei quali si sono sposati e nel 2002 hanno deciso di separarsi. Ma quali sono i motivi che hanno portato alla rottura? Pare che la separazione tra l'allora ballerino e la showgirl non fu molto pacifica, stando al racconto dell'opinionista di Uomini e Donne. Lui avrebbe molto sofferto per la Barale e per come sono andate a finire le cose. Lui ha sempre detto di essere stato innamoratissimo di lei e per questo la rottura non l'ha vissuta benissimo. Gianni Sperti parla di Paola Barale. Cosa ha detto? È capitato molto spesso che Gianni Sperti parlasse della fine del suo matrimonio con Paola Barale. L'opinionista di Uomini e Donne ha sempre detto che si sarebbero separati per diversi motivi. All'epoca, secondo i rumors, alla base della rottura ci sarebbe stato un tradimento di lei. Sperti aveva raccontato: forse si è innamorata di qualcun altro e se ti innamori di qualcun altro è perché qualcosa non funziona. Gianni Sperti ha anche raccontato di non aver più visto Paola Barale, poi ha spiegato che non ha mai provato rancore verso di lei, che lui vuole ricordare solo il lato positivo del matrimonio, la bella coppia che sono stati e quanto si divertivano. Di tutt'altra idea è invece la Barale, che sempre in un'intervista a Silvia Toffanin aveva lasciato intendere che Gianni Sperti improvvisamente sarebbe sparito. Lei si sarebbe sentita presa in giro perché non capiva cosa stava accadendo. Ti senti presa in giro e ti trovi di fronte una cosa che non è quella che pensavi fosse. Io non riuscirei a stare con una persona se quello non è il posto dove voglio stare. Queste le parlo della Barale. Parole che Gianni Sperti non apprezzò moltissimo. L'opinionista di Uomini e Donne dopo quell'intervista aveva controbattuto all'ex moglie, dicendo che con quella frase aveva voluto alludere al fatto che lui potesse essere omosessuale e avrebbe preferito che lo dicesse esplicitamente. L'ex ballerino sulla questione ha sempre detto che non ama le etichette, ma che la sfera sessuale di una persona, che sia omosessuale o etero, deve restare privata. Al momento Gianni Sperti si professa single. Proprio nell'ultima intervista a Verissimo ha detto che ha delle frequentazioni e si diverte, ma non riesce ancora a trovare la persona di cui innamorarsi.